Sono felice di trovarmi al Palatenda, anche se solo in un video. Trovarmi in Palatenda a salutare uomini e donne di una grande associazione che ha una lunga storia, grandi esperienze, grandi anche speranze non realizzate, perlomeno adesso. Così. Gente che ha testimoniato sicuramente amore al mondo del lavoro, parliamo prima di tutto di lavoratori, vengono da una formazione cristiana che è aperta all'amicizia e alla collaborazione, vengono da esperienze varie, i più anziani anche da esperienze dolorose della guerra e i più giovani da molte situazioni difficili ci hanno fatto soffrire un po' tutti. Il grande cammino è stato compiuto e a mio avviso dovrebbe venire spontaneo a tutti noi rendere grazie a coloro che attorno a un uomo che porta adesso il nome glorioso di Paolo VI hanno collaborato per tentare di mettere il lievito cristiano in tutti i settori della vita italiana. Donne, uomini, basta pensare ai CIF, le ACLI, l'Azione Cattolica, e tutto quello che si muove attorno all'ideale e alla vocazione cristiana. E pensare a tutti quegli uomini, io molti li ho conosciuti di persona, ho stretto le loro mani e ho benedetto il loro servizio, anche quando le cose non sono andate alla perfezione. Che dobbiamo avere un grande rispetto e un ricordo sacro anche di chi ha dato con spontaneità, con liberalità, con disinteresse un grande contributo al progresso del nostro paese, che in questi anni difficili e drammatici quanto volete non è retroceduto, è andato avanti. Io sono vecchio e sto per concludere la mia giornata terrena. Ricordo tutto il corso della mia vita da bambino nel mio poverissimo Veneto, lo ricordo. Se mi domandate se vorrei tornare indietro, vi dico, sono molto contento che vivo in quest'epoca di fermenti, di pubblicazioni, di elevazioni, di dignità della persona umana riconosciuta. A mio avviso, di una presentazione del messaggio cristiano più limpida, più chiara, più esplicita, ma anche del messaggio civile del nostro grande paese. Abbiamo una Costituzione, finora, e speriamo di poterla confermare con la nostra presenza e con la nostra testimonianza, che è tra i migliori del mondo, perché al centro della Costituzione italiana sta la persona umana, sì, con i suoi doveri, ma anche con i suoi diritti. Se mi si chiede che cosa mi ispira questo incontro regionale, intanto mi ispira di esprimere a voi la mia gratitudine e riconoscenza che ci siete, che credete ai grandi ideali della libertà e della dignità dell'uomo e di quello che avete fatto modestamente, anche poveramente, perché qualche volta non si può fare grandi imprese. Dove vi trovate? Dove la provvidenza vi ha mandato a vivere, a respirare, ad amare, a soffrire e a donare? Voi siete un frutto non solo di tante esperienze del secolo XX, di due guerre che hanno inquinato l'Europa e il mondo, siete anche il segno visibile e vivente e operante di popoli che camminano. Una delle cose più belle che stiamo vivendo nel secolo XXI e l'unità europea, e cammineremo ancora con buona volontà su questa strada, come desideriamo e preghiamo che tutta la famiglia umana formi quella unità sotto la paternità di Dio e sotto la guida di persone nobili nel pensiero, nel cuore, nell'operare, nel disinteresse per il beneficio di tutti. La Clista, come fondamentale principio di operazione, ha questo davanti a sé, il capitolo 12 della prima lettera di Paolo ai Corinti, là dove si parla dei carismi, dei doni. Ciascuno di noi ha qualche dono, qualcuno ne ha due, tre, quattro,
qualcuno ne ha uno solo, ma è un carisma, come si dice, no? E c'è scritto esplicitamente che i carismi sono molti e che nessuno li ha tutti. Allora abbiamo bisogno di mettere insieme, mettiamo questo grande patrimonio. E il versetto 7 del capitolo 12 c'è scritto, c'è spiegato da San Paolo, dunque divina rivelazione per noi credenti, divina rivelazione. Quello che hai è tuo, non te lo posso strappare, sei tu che ne sei responsabile. Guarda che dovrei rendere conto a qualcuno. Tu sei un credente e praticante, devi rendere conto a Dio e alla tua comunità, alla Chiesa, che è la comunità di tutti noi. Non sei così credente o praticante, devi rendere conto alla storia e alla famiglia umana intera. Quello che hai è tuo, ma devi rendere conto a qualcuno. In qualche momento della tua vita, vivendo o anche in morte, devi rendere conto di questo. Però ricordati che tutto quello che hai ricevuto e che è tuo, ti è stato dato ad comunem utilitatem. Tre parole, per il bene comune. Questo benedetto bene comune verso il quale dobbiamo volgerci tutti. Siamo adesso i discepoli, siamo sempre stati, lo dobbiamo essere, il capitolo 6 di Giovanni lo dice, sarete tutti se vi lasciate condurre, siete tutti alunni di Dio, alunni di Dio, è una grande scuola. Dunque, allora, questo dobbiamo ricordare, cioè, siamo tutti in cammino e via via possiamo perfezionare le nostre condizioni interiori, morali, spirituali, sociali, politiche, possiamo farlo tutto questo. Siamo entrati tutti insieme nell'epoca della vocazione, della chiamata, concilio, insieme ad ascoltare, a pregare, a riflettere, a scambiarci quello che abbiamo. Ecco il bene comune, quello che ho non è per me, è anche per te, è molto bello questo. Sentirsi cittadini del nostro paese, io lo dico sempre, io bacio la terra italiana dove sono le ossa dei miei avi, mi hanno dato la vita, la cultura, mi hanno dato tutto, mi hanno dato la gioia del vivere, ma non sono cittadino solo d'Italia, mi piace molto considerarmi cittadino del mondo. C'è nella prima enciclica di Papa Giovanni del 1959, c'è scritto: il cristiano, in quanto cattolico, non è cittadino solo della sua patria, è cittadino del mondo. Nell'enciclica che nell'anno prossimo rimediteremo, e notate che lo dico non solo per le encicliche di Papa Giovanni, lo dico per quelle dei papi precedenti e successori, l'enciclica non è mai l'opera di un uomo solo o di un papa. L'enciclica Pacem in Terris porta la firma Giovanni XXIII, sì, ma non è stata scritta da lui, è stata scritta da tutta la comunità cristiana cattolica. E a me sembra che il vero autore dell'enciclica si chiama Gesù, Salvatore e Redentore del mondo intero. Allora, in quell'enciclica è scritto che per il fatto che io sono cittadino italiano, faccio parte della comunità politica italiana, ho diritto. Con si capisce il debito assorbimento delle leggi correnti che il popolo italiano si è dato, di andare di una parte all'altra, nord e sud, è casa mia, posso muovermi. Questo lo dobbiamo considerare. Ma nella stessa enciclica, un cattolico non deve dimenticarsi che c'è scritto: per il fatto che faccio parte della comunità politica italiana, se per vari motivi, vocazione, anche missionario, va bene, professionista, per un matrimonio, voglio andare ad abitare in Giappone, in Groenlandia o negli Stati Uniti, in Oceania, dico, con il debito assolvimento delle norme stabilite dalla comunità nazionale o internazionale, ho diritto di farlo. Allora, il cattolico, in modo particolare, proprio per il fatto di appartenere alla comunità umana, egli è cittadino non solo del suo paese, ma del mondo intero. Cattolico vuol dire universale e noi siamo aperti a questo. Adesso che siamo stati chiamati tutti a trovarci insieme, ad allargare, secondo la profezia di Isaia, le tende. Cosa vuol dire questo?
Tutta la terra è abitazione mia. Dovunque io vada sono a casa mia. Siamo stati invitati a questo. Isaia dice: la tua casa abbia porte e finestre aperte notte e giorno. Ma questo vuol dire appartenere all'umanità tutta intera. Adesso che siamo entrati in questo periodo, secolo XXI, una stella polare, non sono io che lo dico, con una stella polare che si chiama il Concilio Ecumenico Vaticano II, devo guardare a questo e camminare secondo questo ideale, verso le lontane frontiere ancora della civiltà dell'amore. Se voi mi chiedete, miei carissimi amici, se qualche cosa è fiorito in questi anni, io vi dico di sì, non poche cose sono fiorite, ma mi permetto di richiamarvi a tre cose, proprio dell'enciclica che rimediteremo l'anno venturo, la pace vinteris. Dico, il primo frutto per me del Concilio Ecumenico Vaticano II è quella grande parola che troviamo nella parte quinta della pace vinteris, dove è detto che noi dobbiamo riprovare, condannare, cioè gli errori, e amare l'errante. E dove c'è scritto che nonostante tutto quello che accade, che ci adora, che si umilia qualche volta, che ci impoverisce, nonostante tutto, noi abbiamo camminato un tantino verso questa strada dell'amore. E alla Chiesa Cattolica, che ha sempre condannato gli errori, ma ha cercato di salvare l'errante, la Chiesa Cattolica oggi, non per le parole solo di Papa Giovanni, ma di tutti quei papi che sono venuti prima di lui, che sono venuti dopo di lui, ha scelto la strada che si chiama la medicina della misericordia. Questo è messo in pratica, lo stiamo vivendo, stiamo riflettendo su questo. Se parlo di medicina vuol dire che ci deve essere qualche malattia. Se uno ha un raffreddore gli do una aspirina, ma se a uno di, come lo dice il medico, mi batte una mano sulla spalla e mi dice: figlio mio, hai bisogno del che è mio, allora capisco che è un cancro, è una malattia grave. La parola apostolica ha detto: abbiamo bisogno della medicina della misericordia. Deve essere una malattia grave che abbiamo, perché misericordia vuol dire miserum cor, il mio cuore a vederti come vivi, come ti comporti, si spezza dal dolore. Primo, la medicina della misericordia. Vogliamo ad ogni costo salvare la creatura umana e mio fratello o mia sorella. Primo. Secondo, ancora dal Concilio Vaticano II, nel decreto che tratta della vita missionaria. Tutti siamo missionari. Gesù non l'ha detto a Pietro, agli apostoli, l'ha detto a tutti i suoi discepoli: andate in tutto il mondo e portate la buona novella. Ma qual è questa buona novella? Che sei figlio di Dio, che non sei abbandonato ai frutti della disperazione, che sei fratello universale. Allora, per il fatto che tu sei questa creatura, va bene, che deve, no, non può, deve muoversi, deve andare a tutti i popoli. Ti dico questo, guarda, che dovunque tu vai, pensa che prima di te c'è andato un altro. A chi è andato? Dio è andato. E ricordati che in tutta la terra ci sono i semina verbi, i segni della primitiva rivelazione, del momento della creazione. Cioè, i semi della divina rivelazione. Cristo c'è già. L'opera dello Spirito Santo c'è già. Tu come cristiano sei chiamato a individuarli questi segni del Verbo di Dio, individuarli, vederli, apprezzarli, coltivarli. Forse durante tutta la tua vita avrai solo dei piccoli semi, non hai ancora neanche il fiore, la gemma, il fiore, il frutto, ma se tu ti applichi come si deve, con l'aiuto di Dio, qualche frutto maturerà nel tempo. Dunque, medicina della misericordia, i semi del Verbo. E terzo, c'è un fenomeno assolutamente nuovo, quello che chiamiamo del volontariato. Oggi abbiamo tante persone, uomini e donne, giovani o anziani, tantissime persone pensionate che danno quello che c'è di più prezioso per noi, perché ne abbiamo poco, il tempo.
lo danno volentieri alla comunità. Il volontariato è diffuso. Esso porta non solo conforto o pane o acqua, che porta tutto, porta la cultura, porta la fraternità, porta l'amore, porta la gioia, può portare anche il dono della fede, che è dono di Dio, che può passare anche attraverso le povere mani di povera creatura italiana. Le Acri hanno una grande missione. Per le Acri posso dire quello che io dico con le parole di Papa Giovanni del Concilio Vaticano II: Antum aurora est, non siete vecchi, siete la giovinezza perenne della Chiesa. Siamo appena all'inizio. Buon lavoro!